Grazie innanzitutto per averci accolto e perché finalmente abbiamo trovato tre sindaci che non progettano solo ed esclusivamente per il loro tornaconto personale, quindi solo per la loro prossima elezione, ma anche proprio e soprattutto per gli abitanti, per la popolazione, per la comunità, con un'attenzione importante a quelli che sono anche gli artigiani e gli agricoltori contadini. Questa cosa mi ha entusiasmato molto. Io sono Peppone Calabrese, Giuseppe Calabrese Peppone per la stazza. Sono lucano, sono un conduttore di linea verde, ma soprattutto un oste. Quindi dopo il mio percorso di studi, che non c'entra niente, ho fatto giurisprudenza e mi trovo a fare l'oste per passione. Quindi questa vicinanza a tutti gli artigiani è una cosa che mi entusiasma molto, soprattutto perché sono convinto che stando nei borghi si possa sviluppare l'affettività, che è un principio secondo me importantissimo, proprio perché grazie all'affettività, allo stare insieme, a quel parlare fitto fitto che si può fare solo ed esclusivamente nei piccoli borghi, si possa essere felici. E quindi aver trovato questi sindaci così entusiasti dei loro paesi, così entusiasti di voi, così orgogliosi di voi, mi ha portato a cominciare a ragionare con loro su un festival della reciprocità che dovrebbe, se Dio vuole, dopo essere ufficializzato appunto dai vostri sindaci. E per cominciare, e quindi multidisciplinarità, abbiamo deciso proprio, prego professoressa, abbiamo deciso di iniziare con due persone che si incontrano artisticamente, che sono una è canavesana e uno di Torino, proprio per quel sistema che deve far sì che non ci siano più troppi trasferimenti veloci, ma che ci siano un po' più viaggi lenti, e proprio per questo abbiamo chiesto loro di iniziare la giornata. Professoressa, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Noi questa sera siamo qui con Martina e Gabriele a proporre una piccola selezione di opere di Rossini per ricordare una personalità vissuta qui nel Canavese e nata a San Giorgio, Teresa Belloc, un contralto che tra l'altro nella sua grandissima carriera di interprete mise in scena proprio l'edizione alla Scala della Gazzaladra. E quindi questa sera ascolterete una porzione, l'ouverture del Barbiere di Siviglia e quella della Gazzaladra. Vi lascio ai miei allievi che sono studenti nella mia classe al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e ringrazio in particolare Andrea Zanusso che ha avuto l'idea di invitarci e di iniziare così una, speriamo, fruttuosa collaborazione. Grazie professoressa. Noi vogliamo collaborazioni, quello cerchiamo. Grazie. Ragazzi, a voi. Prego. Yeah.
che bravi che siete, grazie. Non poteva andare meglio l'inizio, avete sciolto tutti i nodi iniziali e ci avete reso felici, grazie. A dopo allora. Beh, bravi bravi. Professoressa, hanno studiato, questo è sicuro. Ho fatto 12 anni di pianoforte e devo dire che sono proprio bravi. E allora, grazie. E ora invito qui i padroni di casa, che sono i tre sindaci, che faranno un vi saluteranno, vi avranno da dire qualche cosa sicuramente. In genere parlano sempre i sindaci. Vediamo se stavolta ci stanno zitti e mi fanno fare brutta figura, va. Prego, sindaco. Grazie. Prego, prego. Poi mi sento anche un po' a casa perché il sindaco di questo signore è originario della mia terra, l'avete accolto. La nostra. L'avete accolto, grazie. Grazie. Prego. Apro io, buonasera a tutti. Faremo un breve intervento molto rapido per dare spazio poi alla presentazione del libro, poi ci sarà modo di argomentare dopo il tutto, ma quello di stasera tengo a dire che è un momento importante, un momento storico per quanto riguarda le tre terre canavesane. Ci conoscete ormai tutti quanti, in qualche modo avete partecipato a eventi, manifestazioni o comunque avete sentito parlare delle tre terre canavesane, che nascono nel 2015 e hanno avuto uno sviluppo nella valorizzazione del nostro territorio che dura da 7 anni ed è una costante crescita. Oggi abbiamo deciso di rilanciare la nostra attività, farlo in modo efficace per non sederci, per non abituarci su una realtà, che su un livello che abbiamo raggiunto molto buono, ma sicuramente non ci si deve fermare, non dobbiamo essere statici, perché se ci si ferma si rischia poi di tornare indietro. Quindi l'obiettivo di oggi è proprio quello di rilanciare la nostra attività attraverso anche proprio quella che è una nuova filosofia delle tre terre canavesane. Ringrazio tutti voi presenti, ma in particolare gli ospiti istituzionali, a partire dall'onorevole Bonomo, consiglieri regionali Fava e Avetta, presidente di Confindustria Canavese Patrizia Paglia, Guido Polatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino, tutti i rappresentanti istituzionali dei comuni, ho visto tantissimi sindaci che non elenco ma ringrazio, tanti assessori e consiglieri comunali dei comuni limitrofi che ringrazio di cuore per essere qui oggi a partecipare insieme a noi a questo momento che, come dicevo, è molto importante. Ovviamente estendo poi il ringraziamento e il benvenuto a tutto il pubblico qui presente questa sera. Lascio la parola a questo punto ai miei colleghi, non so chi dei due. Pasquale. Grazie Marco. Allora, intanto ringrazio Peppe perché mi ha regalato un terzo del salone, prima ha detto il salone i tre sindaci, quindi ringrazio Peppone che ci ha regalato a Castellamonte un terzo del salone. Poi ne parliamo. No, ma guardate, io intanto mi associo ai ringraziamenti che ha fatto prima Marco, sia alle istituzioni che a tutto il pubblico, e non vado oltre per evitare di dilungarmi. È evidente che questo tipo di collaborazione e soprattutto l'invito alle istituzioni e dai nostri colleghi amministratori vuole essere uno stimolo per continuare a parlare sempre di più di territorio del nostro bel canavese, di farlo tutti assieme. E questo io credo che sia il messaggio principale che noi vogliamo dare. Il canavese è una terra bella, è una terra che è poco conosciuta all'esterno dei nostri confini. Il nostro compito oggi è quello di farci conoscere, di andare oltre i nostri confini. E guardate,
secondo me dobbiamo essere anche un po' ambiziosi nella vita, bisogna essere un po' ambiziosi. Io non penso che dobbiamo andare solo oltre i confini del Canavese o della regione Piemonte, dobbiamo andare in tutta Italia, dobbiamo anche avere l'ambizione di poter andare all'estero. Credo che alcuni eventi dalle nostre parti lo abbiano dimostrato. Io ovviamente, essendo il sindaco di Castellamonte, parlo della mostra della ceramica, ma altri eventi. Quest'estate abbiamo fatto un evento bellissimo, soprattutto grazie al comune di Aglie. Mogol ha dato visibilità in tutta Italia. E noi, tornando a bomba sulla mostra della ceramica, comunque quest'anno abbiamo portato in Italia artisti da 25 stati oltre l'Italia. Quindi direi che abbiamo iniziato col piede giusto, dobbiamo andare avanti e dobbiamo farlo tutti assieme. Grazie e buona continuazione. Beh, io direi in aggiunta un paio di cose ancora, perché come sempre sono lieto e mi unisco ai ringraziamenti istituzionali fatti dal padrone di casa. È sempre importante, che tu non ti sei preso un terzo di salone. È importante avere le rappresentanze istituzionali sempre, questa sera in particolare, perché questa sera per noi è, come dire, un trampolino importante, quindi ci mettiamo ancora ulteriormente la faccia e insieme alle istituzioni del territorio vorremmo essere accompagnati in questo processo. Per accompagnare chi? Le maestrie e i talenti. Le maestrie le vorrei citare insieme ai sindaci, solo per iniziare, perché sono in questo salone presenti degli artigiani, degli agricoltori, dei produttori, che sono quello che diceva Pasquale, sono già andati a portare come testimonianza del Canavese in giro per l'Italia e all'estero. Mi riferisco a Ivano, la piattella di Cortereggio, è andato nello spazio con la Cristoforetti, arriva di recente dalla Toscana con Slow Beans, con la rete nazionale dei legumi, e portano la conoscenza del territorio. L'azienda agricola Caretto Loris, che diciamo è fresca di una pubblicazione con l'Istituto di Cultura di Nairobi. Quindi ho scoperto dall'Istituto di Cultura di Nairobi di essere conosciuto grazie all'impegno profuso e alla dedizione della sua azienda agricola e della cultura del mais. Ci sono con noi l'azienda storica Orsolani e CEC, che curano in modo divino il nostro erbaluce, e ci sono le aziende di Castellamonte e Aglie, che lascio citare ai miei colleghi, e ci sono i talenti. Queste sono le maestrie. I talenti sono Martina, Gabriele, e questi sono talenti che ci faranno conoscere sicuramente in giro per l'Italia e probabilmente in giro per il mondo. E non solo, c'è anche Elisa Panero, che è nel pubblico, ma c'è gli studenti di design sistemico, che sono talenti nostri che dobbiamo valorizzare con questo progetto, perché è mettendo a fattor comune le capacità di queste persone e avendo noi la capacità di dividere la funzione dal ruolo che ricopriamo, di dialogare con le istituzioni, perché come diceva Pasquale, da adesso per i prossimi 3 anni non ci sono più scuse, adesso ci mettiamo la faccia ma diamo un'accelerata significativa per dare una risposta concreta al territorio. Se vogliamo citare le altre aziende, così che le citiamo tutte. Direi che è assolutamente doveroso, anche perché è una parte importante di questa serata la presenza dei nostri produttori e dei nostri artigiani. L'abbiamo fortemente voluto, gli abbiamo chiesto di essere qui e li ringraziamo. Direi fondamentale, li ringraziamo perché riconosciamo che in una domenica prenatalizia non è neanche così semplice, quindi io tengo a ringraziare, parlo delle aziende sul mio territorio, a partire dalla mia sinistra la panetteria pasticceria Alfonsi con la produzione di torcetti, poi la panetteria Piccolo Forno, e poi i produttori invece in fondo alla sala abbiamo Cascina Cechi della famiglia Moreschini, che producono il cassis morenico
oltre che lo spumante di Erbaluce e l'azienda agricola Massoglia, che è una cantina che produce da anni il nostro ottimo Erbaluce. Quindi grazie di cuore a voi e ovviamente anche agli altri che ha già citato Andrea, quelli che ci citerà Pasquale, per essere qui questa sera, perché siete stati veramente preziosi. Pasquale, sì. Io solo che ho la pasticceria Roletti dal 1896, che è talmente tanto tempo che non la cito più, così con Roletti concludo i produttori San Giorgesi, sennò poi dopo siamo andati stamattina allora, a prendere il caffè, sì. Beh, è talmente un'istituzione che è come la chiesa, lì da tempo meno. No, io ovviamente noi abbiamo portato quella che è la nostra eccellenza, ovvero la ceramica, e questa sera abbiamo Corrado, sono venuti tutti e due con il tornio, tutte e due le aziende con il tornio, abbiamo Corrado Camerlo e la Castellamonte con quella che è il brand principale. Corrado ha il suo brand, che sono le tufeie, e chi non ha mai mangiato fagioli, i fagioli con le cotiche cotte in una tufeia di Castellamonte, mentre la Castellamonte soprattutto con le sue stufe in ceramica, vedete che bella meraviglia che hanno, che ha portato qua Roberto Perino. Quindi grazie, e cosa capita adesso? Capita che andate, vi accomodate, grazie. Vogliamo presentare Angelo. Lo presento io. Lo presentate insieme. Vabbè, lo presentiamo insieme. Non l'abbiamo ancora citato. Ad impreziosire questa serata c'è il mio capo. E credetemi, portarlo in giro per l'Italia è difficilissimo, perché è molto impegnato, ed è Angelo Mellone, il vice direttore di Rai 1. Mio capo, ripeto, quindi dovrei anche comportarmi bene. Vabbè, perfetta. Non è vero comunque che io giro sempre per l'Italia. No, giri per l'Italia, però è speciale. Buonasera a tutti. Buonasera capo. Angelo Mellone è uno dei grandi esperti di territorio italiano, perché è, oltre ad essere vice direttore di Rai 1, è il capo struttura di tutte le linee, linea bianca, linea verde, linea blu, linea, insomma tutte le linee. E quindi è con noi per presentare il suo libro, che è questo. Prego, dottor Mellone, si accomodi. Ah, mi devo sedere? No, se vuoi puoi stare anche in piedi. No, ok, sediamo. Sediamoci. Meno male. No, perché vi devo dire, vi confesso che oggi sono stato vittima di un mobbing territoriale da parte dei tre tenori. Tre tenori sono i tre sindaci di San Giorgio Canavese, di Castellamonte e di Aglie, perché in maniera piuttosto, dire, con entusiasmo muscolare, abbiamo fatto quasi 6 ore senza sosta di giro delle tre terre canavesane, per cui devo dire che ho imparato un sacco di cose, ne ho viste altre, però insomma, ecco, sono davvero degli innamorati dei territori che amministrano. E questa è una cosa che, al di là di tutto, fa piacere, per cui al di là della presentazione di stasera, io domani andrò via conoscendo meglio. Dicevo al sindaco di Aglie, io ho una foto mia, adesso la devo trovare, pure nel castello di Aglie negli anni 70, ero proprio piccolino, avevo 2-3 anni alla fine degli anni 70, ho un pezzo di famiglia piemontese, ma tornare qua e trovare comunque un territorio che ha una possibilità di raccontarsi in rete, la voglia di farlo e soprattutto una pluralità, una diversità anche di offerta che può proporre a un turista, un appassionato, a uno spettatore di un programma televisivo, anche vuol dire, a dei professionisti del racconto del territorio come siamo noi, vediamo molte cose. Io ho tante colpe nella mia vita, ho commesso tanti peccati, una colpa che non mi perdonerò mai, di aver portato Peppone Calabrese alla conduzione di Linea Verde, però ormai il dato è tratto, quindi non scherza. Non posso perché in certi casi, una volta che tu hai fatto qualcosa, se tu ti ritiri indietro fai una doppia brutta figura, no? Quindi l'ho fatto una volta sola, e portate pazienza e penitenza, come si dice. No, a parte tutto, io faccio un mestiere bellissimo, ho la fortuna di essere
pagato dal servizio pubblico per far scoprire soprattutto agli italiani quanto è bella l'Italia. La grande fortuna è anche la meraviglia, no? Lo stupore che prende uno come me è quello di non finire mai di imparare, non è una battuta. Chi sa e lo sa, sa che la bottega artigiana l'ha inventata Leonardo, si parlava di artigiani prima, la bottega artigiana è un'invenzione italiana. Poi magari la studiano all'estero, noi ci dimentichiamo che la bottega artigiana l'ha inventata Leonardo. Leggevo oggi, ma insomma lo sapevo, in queste terre è stato fabbricato il più bel pezzo di design del Novecento, la lettera 22. L'Italia è il paese, e lo sapete, al mondo con la più alta concentrazione di beni culturali. Siamo la nazione con il più alto numero di denominazioni di origine protette, sia nel campo dei prodotti agricoli che nel campo della viticoltura, della vinicoltura. Abbiamo superato tanti anni fa la Francia. L'Italia anzitutto è una potenza culturale, forse è solo una potenza culturale. E il fatto che ci sia chi, anche a partire dal basso, non c'entra niente nella presentazione del libro, però mandava di dirlo, l'ho detto, il fatto che ci sia una classe di amministratori che dal basso, per amore, per interesse territoriale, per voglia di promuovere quello che uno fa, quello che uno rappresenta, quello che uno è, siano animati, cioè l'entusiasmo. Non c'è nulla, non c'è nessun fattore narrativo così importante quando si vuole raccontare un territorio come quello dell'identità. L'identità è un fattore complesso, è una sommatoria di elementi molto diversi fra loro. E oggi, girando queste terre, personalmente ho capito che possono essere raccontate come una terra dei canavesani. E le conoscevo poco, ma ripeto, la grande fortuna è quando tu vai in viaggio, quando fai i nostri programmi, che torni sempre carico di cose che non sapevi, con la voglia di tornare a vederle. E quindi grazie per avermi dato questa opportunità, perché al di là di Peppone che mi ha svegliato alle 6:10 stamattina e del fatto che sono arrivato 3/4 d'ora in anticipo alla stazione Tiburtina perché avevo letto male l'orario del treno, per cui non solo siamo svenuti all'alba, ma sono anche arrivato in anticipo, girare in una stazione vuota, è stato un bel viaggio, un bel motivo per essere qua. E prima parlavi di narrazione, parlavi di oggi a pranzo parlavi di... Oggi a pranzo parlavo della Lazio, per la verità, che nel frattempo sto vedendo, mi vedete sorridente per una buona ragione in questo momento, perché vi dico, l'unico lato veramente negativo che in questo momento sta giocando la mia squadra, però sto facendo, faccio finta di niente e tengo un profilo istituzionale, ma per ora le notizie sono buone. Vai. Però prima parlavi, a pranzo parlavi di descrizione, di narrazione, di scrittura che può essere declinata sia per un racconto dei territori, sia su un libro, sia su qualsiasi cosa. E tu sei sostanzialmente, prima di tutto sei uno scrittore. Sì. Hai scritto 20 libri. Ho scritto 20 libri, sì. Cioè questo si sveglia la mattina alle 5:15 e scrive libri. C'è chi mangia e c'è chi scrive libri. Vabbè, prima mattina. Vi dico... No, non è qualcuno vero. Qualcuno deve pure scrivere, Esatto. Esatto, no, volevo dire, anch'io ogni tanto scrivo libri, mica mangio e basta, cosa avete capito? Ma la scrittura la puoi fare in tanti modi, non necessariamente uno scrive su carta. Noi scriviamo per la televisione, scriviamo storie, scriviamo racconti, poi inevitabilmente il mestiere che facciamo ci porta a essere anche molto curiosi. Io, al di fuori del mio lavoro, scrivo romanzi, scrivo sceneggiature, scrivo per il teatro, forse è l'unica cosa che veramente so fare, scrivere. I romanzi... Mangiare poco, vedetelo com'è, magro, quindi. No, perché... Però non ti preoccupare, se vuoi ti insegno io qualcosa. No,
contate questo, io e lui ci siamo conosciuti, tanto ho capito del libro ne parliamo poco, fa niente. Dicevo, io e lui ci siamo conosciuti qualche anno fa, perché io ho, voi vedete, tanti di voi vedono, vedevano, vedranno il Capodanno su Rai 1. Nel 2016 l'allora direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, mi affida il Capodanno, e c'era stata una convenzione con la Regione Basilicata per fare 5 anni in preparazione di Matera 2019. Qualcuno di voi ricorderà la serata di inaugurazione dell'anno di Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019 con Gigi Proietti, è stato un altro evento che ho fatto, che ho prodotto io, e io ero convinto che avremmo fatto 4 capodanni a Matera in preparazione. Nessuno mi aveva detto che anziché a Matera il capodanno quell'anno sarebbe stato a Potenza. Allora non so se qualcuno di voi è stato a Potenza, non... il caso, la fortuna, una maledizione, qualche amore sbagliato, un esattore delle tasse, qualcos'è, lo ha portato a Potenza. Uno dice sud e pensi al sole, pensi al mare, pensi al caldo. C'è qualcuno che pure deve stare in montagna. No, aspetta, fammi finire. Pensi al caldo, pensi al tepore, no, immagini il meridione. Potenza è esattamente l'opposto. Potenza è una città, loro dicono di essere la città più alta d'Italia, come la litigate con Enna, se non mi sbaglio. No, il capoluogo di regione più alto d'Italia. No, il capoluogo di regione più alto d'Italia, siamo più o meno a 1000 metri, ed è una città appunto buttata in mezzo alle montagne dove fa un freddo cane, e dove la piazza dove dovevamo fare il Capodanno, gli stessi potentini la chiamano Piazza Polmonite. Perché ci dobbiamo distinguere? La chiamano Piazza Polmonite, che non è piazza della prefettura dove c'è il teatro stabile. Vi dico solo che 2 giorni prima del Capodanno c'erano 8 gradi sotto zero, una bufera di neve mostruosa. Io che noi volevamo vedere se eravate preparati. Praticamente vestivo a strati, cioè c'avevo prima la muta sotto, poi un'altra muta sopra, poi la tuta, poi l'altra, era una specie di omino Michelin, perché stando 10, 12, 14 ore in mezzo alla strada davanti a un palco, e quindi c'era questa bufera di neve. Mi ricordo il maestro d'orchestra, vieni un attimo, abbiamo un problema, non possiamo fare le prove. Dice, perché non potete fare le prove? Vieni, c'erano tutti gli archi, a proposito c'erano dei musicisti, sono musicista anch'io, sono pianista anch'io fra l'altro, a differenza sua io so suonare. C'erano, vuole imitare, avete visto? Prima c'erano, si è fatto l'omino Michelin apposta, esatto. Ora si vuole imitare anche sul, esatto, pianoforte. Comunque c'erano tutte le corde degli archi che erano tipo stalattiti e stalagmiti, c'era tutto il ghiaccio attaccato. In questo scenario brutale, no, di lotta tra l'uomo e gli elementi, in questo caso fra la RAI e il clima di Potenza, ho conosciuto Peppone Calabrese, che mi ha dato, come dire, rifugio per un mese e mezzo nella sua osteria. Poi mesi dopo l'ho scelto come era solo, ecco, come un disperato seduto ad un tavolino, e al che gli ho detto, ma chi sei, cioè, che fai qua a Potenza, cioè, come mai capiti a Potenza? Poi dovevo andare il giorno dopo a Roma, io dovevo andare a Roma, lui voleva andare col treno, ho detto, voleva andare col treno da ospitale, no, quale sono, ho detto, scusa, vieni te con me, andiamo con la macchina. Doveva andare col treno perché mi avevano sospeso la patente, non dico perché, pure, ma bravo, è la verità, perché di solito viaggio in macchina. E quindi comunque è cominciata una lunga collaborazione. Allora, il tema della scrittura. Io diciamo sono responsabile dei programmi di territorio di Rai 1 e anche degli eventi di territorio ormai da quasi 5 anni. Io ho imparato una cosa facendo questo lavoro, e lo dicevo prima citando un po' di numeri sull'Italia. Quando noi per esempio parliamo di Made in Italy, se tu vai da un cuoco ti dice che il Made in Italy sono le ricette e la cucina come proprio tecnica, no, del cucinato. Se vai da un agricoltore ti dice che il Made in Italy sono i prodotti tipici. Se vai da un enologo ti dice che il Made in Italy sono i vini. Se vai da un designer ti dice che il Made in Italy è il design, i prodotti che facevano Olivetti, il design italiano. Se vai ti dicono che il design italiano è quello che ha fatto le carrozzerie più belle della storia dell'automobile. Se vai da un sarto ti dirà che il Made in Italy è
e la sartoria da un artigiano che è l'artigianato italiano. Il Made in Italy è tutte queste cose messe insieme ed è un valore aggiunto che possiede l'Italia che non ha nessun'altra nazione al mondo. E la complessità del racconto è questa. Quando io ho preso Linea Verde era un programma di agricoltura, ho detto no, facciamo un programma di territorio, perché non si possono raccontare i territori italiani da un punto di vista enogastronomico, agricolo, alimentare, senza dimenticare quello che c'è intorno, senza dimenticare i beni culturali, senza dimenticare le chiese, senza dimenticare le tradizioni religiose, senza dimenticare l'artigianato, spesso senza dimenticare anche alcune industrie. Tanti distretti industriali sono nati su base agricola, si fanno le scarpe più belle, tra le scarpe più belle del mondo nelle Marche, perché nelle Marche c'erano tanti allevamenti di mucche e c'erano tanti allevamenti di mucche perché c'era un territorio pieno di prati, quindi tanti prati, tante mucche, tante pelli, che faccio con le pelli, faccio le scarpe. Quindi anche l'artigianato, un pezzo importante, l'artigianato marchigiano ha un'origine agricola. Allora raccontare tutte queste cose insieme è un privilegio che noi abbiamo e poi abbiamo il dovere di raccontarlo agli italiani. Contate, e non solo. Linea Verde è un programma che ha una media di spettatori superiore ai 3 milioni e non solo perché prima ce l'ha messa, perché abbiamo degli ascolti molto alti anche il sabato con Linea Verde Life, che è un programma che abbiamo tarato sul racconto della sostenibilità. Questo, con questo cosa voglio dire? Che e i 2 anni di pandemia ci stanno spingendo a far cosa? Spingendo, anche costretti all'inizio, ma poi dalle costrizioni certe volte possono nascere anche dei piaceri intensi. Si va poco all'estero, si va di più in Italia. Si va di meno lontano, si va più vicino. E in tante tragedie, in tante conseguenze negative che ci sono state in questi 2 anni, certamente noi stiamo allenando gli italiani a conoscere meglio la loro nazione prima che ammalarsi della solita malaria, dei mali esterofili, per cui è bello solo se uno varca i confini. Ogni tanto varcare i confini in un paese incredibilmente complesso come l'Italia significa passare da un comune all'altro e passare semplicemente i confini amministrativi. E noi abbiamo il dovere di raccontarlo, l'abbiamo fatto anche quando il 99% degli italiani erano a casa, perché come tu ti ricorderai non abbiamo smesso di produrre neanche in pandemia. Io stesso mi sono automesso in quarantena, non sono più entrato in Rai per 2 mesi perché dovevo continuare a girare sui territori, perché dovevo continuare a raccontare un'Italia ferma, ma che ci ha regalato nella tragedia il privilegio io di raggiungere animali selvatici che dopo un mese di silenzio non avevano più paura dell'uomo, no? Cose molto particolari. E quindi credo che il dovere di uno che fa il mio mestiere sia anche quello di conoscere il più possibile l'oggetto del suo racconto. E per quello che Peppone scherzava, dice che io non mi muovo mai, io sto sempre in giro, perché è giusto farlo, perché è giusto guardare con i propri occhi quello che poi tu hai il dovere, la responsabilità, il compito e l'onore di dover raccontare tutte le settimane nel migliore dei modi. E noi continuiamo a imparare, continuiamo modi diversi per raccontare l'Italia. Quest'anno abbiamo scelto, perché abbiamo per la prima volta c'è una coppia di amici alla conduzione di Linea Verde, non c'è più la solita coppia maschio-femmina, quest'anno sono 2 maschi, l'anno prossimo magari cambieremo, fra 2 anni. Non significa che tu non ti manderò a fare qualcos'altro, non ti sto licenziando. È stato bello lavorare con te. Sembrerei maleducato a dirti la verità davanti a tutti. Grazie sindaci per questo momento magico all'insegna del buon gusto, no, della raffinatezza e anche dello charme. Ti dico che sarebbe stata una serata di sorprese. Esatto. Grazie. No, ma anche le sorprese perché se lui, come dire, malauguratamente non dovesse più fare il conduttore di Linea Verde, evidentemente siccome ho capito che voi tenete molto il rapporto con lui, io ve lo regalo proprio. Lo lasciamo qua, puoi imparare a fare le ceramiche, puoi dare una mano a fare il vino, sei un oste competente. Infatti ora ormai
tutta questa competenza. Esatto, hai maturato, competenza. Una settimana a testa. Esatto, e poliedricità, il pane. Oggi insomma hai anche assaggiato i mini cornetti a San Giorgio Calavese, insomma, per cui. Comunque dicevo, quest'anno la scommessa di racconto che abbiamo fatto è quella di raccontare l'Italia attraverso i borghi. Un po' perché, e lo stiamo vedendo in tutta Italia, lo smart working, i divieti di assembramento e comunque l'idea che non necessariamente per stare bene dobbiamo ammassarci, stanno facendo riscoprire almeno una quota parte degli italiani il bello di vivere in provincia, un po' perché anche le nuove tecnologie ce lo stanno permettendo, no? Adesso faremo una trasmissione, uno dei tanti spin-off di Linea Verde che sarà dedicato proprio a questo, ai borghi digitali, cioè a diciamo, chiamiamole periferie, ma non sono periferie, diciamo ai piccoli centri che attraverso la nuova frontiera della digitalizzazione stanno abbattendo i confini con le città più grandi. Ma la scommessa è proprio quella di raccontare attraverso due amici che vanno in giro l'Italia dei borghi e di tutto quello che c'è dentro i borghi, che c'è già, e anche una qualità della vita, una differente qualità della vita, perché non è che senza retorica, la qualità della vita c'è ovunque, ognuno di noi sceglie come vivere, però raccontare agli italiani, soprattutto a chi vive nelle città, che non necessariamente per stare bene, per essere felice, per avere buoni servizi a disposizione, per avere attività culturali, sport, outdoor da fare, devi vivere nei grandi centri urbani. Ed è una scommessa di racconto che stiamo facendo. Devo dire che nonostante i conduttori, quest'anno Linea Verde sta facendo ascolti superiori all'anno scorso, e quindi è un doppio miracolo, perché è bello vedere gli ascolti che salgono, il miracolo è farlo nonostante i conduttori, che sono un po' la palla al piede, no? Adesso diciamo siamo tra amici, quindi insomma non ci sente nessuno, no, a parte tutto. E la scommessa era proprio questa, cioè connettere agricoltura, artigianato, enogastronomia, giovani. Noi andiamo disperatamente alla ricerca di buone storie giovanili nelle province, giovani agricoltori che si laureano in agronomia e tornano a casa e magari rimettono a posto i campi coltivati in maniera differente dai nonni, le nuove generazioni, gli under 40, appunto, le donne in agricoltura, le nuove frontiere dell'artigianato, ragazzi, e ci sono artigiani che producono magari in piccoli paesi ma esportano in tutto il mondo e rendono famosi i piccoli borghi dove hanno scelto di vivere e di non trasferirsi per non andare in città. Tutto questo lo facciamo con tanti programmi, ma soprattutto con le tante linee, ma soprattutto con Linea Verde. Per cui dovevo parlarvi del mio romanzo, chi lo vuole se lo legge. No, aspetta. No, vabbè, ma vabbè, ma io vorrei sapere. Io stavo andando sul... Ho capito, ma adesso io, visto che ho letto le prime 10 pagine e poi purtroppo sono dovuto partire stamattina. Cioè, pubblicato ad aprile, il tuo capo scrive un libro, ho fatto altro, non l'ho ancora letto. Ho capito, ma nel frattempo mi hai mandato in giro per l'Italia 5 giorni a settimana, avrò anche una mia vita. Poi sono i sindaci, ormai sono 2 mesi che parliamo ogni settimana, tutti i giorni. Scusami, E quindi sono andato alla 10ª pagina. 11ª? Vabbè, allora ve lo dico brevemente. Nelle migliori famiglie è un romanzo che, fra l'altro, è un romanzo natalizio, nel senso che al presente si svolge a Natale. Ed è una storia di un ex migliore famiglia. Il titolo del romanzo nasce da una frase che non si pronuncia più. Voi sapete che quando succedeva qualcosa di poco positivo dentro una casa, diciamo, ma succede anche nelle migliori famiglie, era un'espressione. Io ho sempre voluto scrivere un racconto, un libro, un romanzo con quel titolo. Adesso non so se esistano più nelle migliori famiglie. So che i protagonisti del mio romanzo, Piero Cometti e Elisabetta Pignatelli, sono stati nel loro passato una migliore famiglia. Lui un famoso chirurgo plastico, lei una famosa conduttrice televisiva, molto diversi fra loro, comunista e Piero, di destra Elisabetta, di famiglie agiate della Roma che conta, una Roma potente, anche se Elisabetta è di origini pugliesi.
E sono una storia edificante nel passato, in tutto quello che precede il libro. Si conoscono ai tempi dell'università, è un grande amore, talmente grande che dura 25 anni e che gli mette in grado di mettere su una famiglia con 4 figli. Io già che ho 3 figli mi sento un eroe civile, ma trovare dei miei coetanei con 4 figli è molto complicato, diciamo, è difficile, spesso anche impossibile. Loro invece no, ne hanno anche le possibilità, mettono in piedi una famiglia invidiata anche a Roma, stimata, una famiglia felice, una famiglia talmente forte, talmente convinta della propria indistruttibilità che mette Piero e Elisabetta per tanti anni in condizione di non mettersi mai in discussione. Il problema è che il diavolo fa le pentole e non i coperchi, per cui i problemi che loro non hanno avuto in tanti anni, nella bellezza e nel privilegio, negli agi in cui loro vivono e nelle fortune che hanno, la tragedia arriva nel peggiore dei modi, un modo che non ha neanche un nome, perché quando, per essere pronunciato, perché quando noi perdiamo un genitore siamo orfani, quando perdiamo il marito, la moglie, il compagno, la compagna, diventiamo vedovi, ma non esiste in nessuna lingua la parola per indicare un genitore che perde un figlio. E il punteruolo, il chiodo che spacca la costruzione perfetta di Piero Elisabetta è questo, è una tragedia forse la più terribile che può accadere in una famiglia, che può accadere a dei genitori, e che Piero Elisabetta si ritrova incapace di affrontare. Quindi velocemente vivono individualmente, non riescono a condividere questo dramma, non riescono a essere fino in fondo coppia, marito e moglie, cioè il caricarsi sulle spalle e condividere il peso del dramma che stanno vivendo. Si separano, ognuno di loro segue quelle che io nel romanzo chiamo le loro vanità. Piero, l'affermazione intellettuale, lui è un intellettuale della chirurgia plastica, chi leggerà il libro capirà perché dico questo. Elisabetta è il potere, Piero la libertà, Elisabetta l'affermazione femminile personale. Fino a che i 3 figli superstiti, lo dico apposta, non li costringono, in parte agendo anche un po' sul senso di colpa dei genitori separati e facendo presenti ai genitori che sì, Flavio il più grande è morto, ma ci sono anche loro, li convincono a passare insieme una settimana vacanze di Natale a casa dei genitori di Elisabetta, a Cortina d'Ampezzo. Parliamo di famiglie molto agiate, per chi conosce un minimo Roma e un minimo Cortina d'Ampezzo sa che Cortina d'Ampezzo in alta stagione diventa il 15° municipio di Roma, senti parlare quasi un po' milanese ma soprattutto romano a Cortina, quindi tante famiglie abbienti di Roma hanno casa a Cortina. Quindi Piero e Elisabetta passano insieme queste vacanze e comincia il romanzo. Il romanzo comincia, dura pochissimo al tempo presente, è pieno di flashback, i personaggi che arrivano io ritorno nel passato per spiegare perché sono lì, che cosa aggiungono alla storia, però il romanzo dura poco, dura dal primo pomeriggio del 24 dicembre all'alba del 25 dicembre e si svolge tutto dentro un pronto soccorso, il pronto soccorso di un ospedale dove il figlio più piccolo, Denis, di Piero Elisabetta è ricoverato perché è cascato dagli sci facendo un fuoripista con il padre. Immaginate un pronto soccorso in una località di vacanza la vigilia di Natale, non c'è nessuno, è vuoto, è tutto silenzioso, chiudono le piste sciistiche, chiudono i negozi, la gente si chiude in casa, è il tempo dell'attesa della vigilia di Natale, del bambinello, dei regali, dell'albero. Per Piero Elisabetta si trasforma nel tempo dell'attesa in un'altra veglia, la vigilia diventa una veglia, e cercare di capire che cos'è successo al figlio. Lo sapranno solo all'alba, ma questo romanzo che cos'è? Nella storia è loro che sono costretti, chiusi in questo pronto soccorso, chiusi in parte perché poi Elisabetta quella sera ha organizzato forse la cena più importante della sua vita, sono costretti, spinti a fare quello che non hanno fatto negli ultimi 2 anni della loro vita, a guardarsi in faccia, a parlarsi, a riscoprirsi, a trovare parole per rivolgersi la parola. E scoprire probabilmente che uno dei grandi errori che noi facciamo, che si fanno nelle separazioni,
è quello di, ed è un gravissimo errore, di mettere in discussione un rapporto dall'inizio, non solo la fine, non solo i momenti di crisi, ma tutto quello che c'è stato nel passato, nella lunghezza di una storia, facendo anzitutto una scortesia, una cattiva cortesia, una cattivazione verso noi stessi prima ancora che all'altro o all'altra. Però in questo tempo sospeso c'è questa storia, c'è questo romanzo, che è un romanzo sui sentimenti, sul sentimento di coppia, sulla fine del sentimento di coppia, sul rapporto genitori figli, sulle vanità, dove i personaggi che entrano, ciascuno di loro, io l'ho immaginato come se rappresentasse un vizio o una virtù, però Piero e Elisabetta sono migliori di tutti i personaggi tranne uno, di quelli che costruiscono questa storia. E alla fine, anche se parla di una famiglia separata, è un romanzo sulla famiglia, su quello che rappresenta sulla famiglia e su un fastidio mio personale, sulla letteratura, sul cinema italiani, ovvero l'attitudine piuttosto conformista a considerare la famiglia un fastidio, un ingombro, o peggio, archeologia, un pezzo del passato. A suo modo questo romanzo è, e lo vedrete chi lo leggerà, un espediente letterario per dire che la famiglia non necessariamente deve soccombere alla retorica della sua autodissoluzione, e che non necessariamente è un pezzo del passato. Lo faccio raccontando dei caratteri particolari di una città particolare come Roma, di una classe del potere, di una coppia che fa parte del potere romano. Ma io ho imparato scrivendo questo libro una cosa, che non aveva ragione Dostoevskij, voi conoscete, tanti voi conoscono l'incipit di Anna Karenina, che dice: le famiglie sono felici tutte quante in modo simile, ma ognuna è infelice a modo proprio. Invece io credo che, così come i modi di essere felici di noi tutti, ma anche le famiglie, sono molto simili, allo stesso modo anche i meccanismi di costruzione dell'infelicità sono molto simili. Do un ultimo indizio solo: questo è un libro che si svolge tutto durante la notte di Natale, e a suo modo, io mentre scrivevo dicevo, è un romanzo che ricorda un pochettino, da un lato Perfetti Sconosciuti, tanto per intenderci un film, ma qualcosa anche di dickensiano, cioè questo fantasma del Natale che ogni tanto appare e scompare, per cui, siccome non necessariamente le cose sono come appaiono, anche sotto la cena di questo romanzo magari c'è ancora un piccolo fuoco. Chi lo vuole, si chiama Le migliori famiglie. Se lo leggete, fatemelo sapere, scrivetemi, perché così come i romanzi andrebbero discussi con chi li ha già letti, non c'è nessuna cosa più bella per uno scrittore di qualcuno che ti scrive sapendo che cosa pensa del suo libro, anche se pensa che è una schifezza. Anzi, se pensa che è una schifezza, non mi scrivete. Mi fa sempre brutte figure. Ora, anche il microfono ha fatto. Pensa tu. Non ti preoccupare, lo ripagano i sindaci. Prego, sindaci. Grazie, Angelo. Grazie. Non andare via. Non andare via. Prego. Cosa? No, non può andare via. Devi stare qua. Anzi. La giornata lavorativa non è finita, sono stato prelevato a mezzogiorno e mezzo, a un certo punto, anzi scusate il ritardo, ma ho detto 5 minuti dopo. Allora, eccoci qua. Può salire anche il dottor Bolatto, grazie. Allora io mi metto nell'angolo. Sei tu che sei il testimonial delle tele caravesiane ormai, un testimonial largo, diciamo, hanno scelto. C'è di larghe vedute, non pensare mai. Tutto nasce con questo signore. Il giorno di... Scusate la maleducazione, ma non mi dite niente, devo vedere un risultato. Te lo dico, perché scusate, va bene tutto, però ci sono... Tutto nasce con questo signore il giorno in cui eravamo a Torino per Linea Verde Tour. In quel giorno una sua collaboratrice, mia amica, mi chiama e dice: vienimi a trovare, e incontro il dottor Bolatto e ci piaciamo. Diciamo che
Vado a prendere il mio. Ci cominciamo a chiacchierare e mi parla del Canavese, dove io già avevo una piccola relazione, come dicevo prima, con uno dei tre sindaci che è originario della Lucania, e veniamo una sera a cena e cominciamo a chiacchierare di reciprocità, questo termine meraviglioso, che è un termine che poi ha un significato molto bello, che è dare senza perdere e prendere senza togliere. E su questa, diciamo, definizione abbiamo poi provato a costruire qualcosa, o no, Guido? Sì. Sì, sì, hanno provato a dire la verità più loro. Però io non ho capito niente di questa domanda. Scherzo, no, come al solito. È un letterato, ma poi non ci arriva fino in fondo a tutto. Il risultato della Lazio? Diciamo che mi vedete sorridente, per loro. Speriamo tenga. Tanto noi juventini non commentiamo questo, questo campionato non si sta giocando, saltiamo un giro. No, vabbè, se per questo il Potenza ieri ha perso 3-0 con la Juve Stabia, cioè, no, siamo aperti. Direi abbiamo aperto un percorso, no? con i tre sindaci, soprattutto un percorso che devo dire guarda anche verso Torino, perché io credo che la cosa importante di questo progetto, che non è il classico progetto di promozione del territorio che guarda se stesso e punta a far conoscere i tre comuni eccetera, ma i tre comuni si rendono conto di avere delle potenzialità, ma di avere delle potenzialità che sono da giocarsi in relazione con altri, e il rapporto con il capoluogo di provincia e di regione è in questo senso fondamentale, non fosse altro per le residenze, qui il Castello d'Aglie, ma anche noi altri importanti monumenti e altri importanti rapporti, relazioni appunto con il capoluogo. Credo che sia di questo progetto che tu hai così intitolato sulla reciprocità la cosa più significativa, no? Di un territorio che appunto si apre al confronto, si apre alle relazioni e cerca di costruire su quelle relazioni, su quei confronti anche delle opportunità di lavoro, poi, perché poi alla fine non ce lo dimentichiamo, noi poi come Camera di Commercio non ce lo possiamo dimenticare mai, la cosa importante è ovviamente tutto l'aspetto culturale, l'aspetto di relazione, però poi alla fine è che le piccole, piccolissime aziende che sono qui rappresentate e tante altre come loro trovino ogni giorno occasioni per fatturare, occasioni per vendere, occasioni per appunto avere nuovi clienti. Allora anche questa apertura, non a caso simboleggiata dal bus che sta lì fuori, no? Questa relazione instaurata col capoluogo è fondamentale per portare nuovi visitatori, nuove persone in questi territori. E per far questo occorre ovviamente costruire storie, costruire quello che adesso si chiama lo storytelling, no? Costruire esperienze, perché sempre di più parliamo di turismo esperienziale, e però credo che sul territorio del Canavese di esperienze da fare ce ne siano, a partire dalla ceramica in giù, no? O in su. Di cose da fare ce ne sono sicuramente, e bisogna solo farle conoscere, e credo ancora una volta che il rapporto con il capoluogo sia fondamentale anche per questo. Sì, beh, noi con Guido ci siamo trovati, come dire, subito d'intesa, perché era facile comprendere la sua relazione di stasera, perché è un'azione che compie da anni su questi territori, quindi che insegna e istruisce il territorio ad andare in una certa direzione. Noi, come dicevamo all'inizio, dobbiamo fare un salto di qualità.
Lo possiamo fare per diversi motivi. Intanto, lo dicevamo in questi giorni passati con Marco insieme a voi, 7 anni di esperienza insieme dal 2015 sono serviti, perché organizzare, fare le cose, creare una reciprocità tra di noi per essere in sintonia è anche quello un mestiere, che non sempre può collimare i risultati. Noi abbiamo avuto la convinzione che invece fossimo in questa logica. È un momento in cui, tra l'altro, il territorio più vasto, il canavese, ci sta chiedendo con precisione di orientarci sulle grandi linee di sviluppo del territorio. Confindustria, Patrizia Paglia sono un riferimento istituzionale che su questo sta cercando di segnare un solco significativo di collaborazione territoriale, ma non solo, ci sono, come dire, nelle maestrie uomini che hanno lavorato molto, che anche nei sistemi privatistici con lungimiranza ci fanno scrivere 2015-2030, cioè dobbiamo lavorare con visione. E molti di questi individui che dettano i tempi del canavese sono qui stasera presenti, quindi noi questo abbiamo già il vantaggio che ci sono già delle linee da seguire, non dobbiamo inventare niente, è ancora più facile. E poi abbiamo le maestrie e i talenti, solo da far scoprire. Quello che è il vero tema adesso, e per cui abbiamo bisogno di uno scrittore che ci indichi uno storytelling di personalità da calare sul territorio, è che noi con Tratera abbiamo creato un hub, diciamo un punto secondo noi molto significativo in canavese, ma che in realtà non è esclusivo o elusivo del resto, è uno strumento che ci consenta di lavorare con tutti i sindaci del territorio che hanno la stessa nostra visione. Con Bairo abbiamo ad esempio fatto insieme il distretto del commercio, con Bairo e con altri sempre abbiamo fatto la Morena Ovest, ma perché di fondo c'era sempre un modello. Quando ci si parla e si riesce a capire che il discorso è fluido e che l'obiettivo è comune, che vogliamo essere efficaci e rapidi e non rimanere ingessati in ragionamenti teorici, le cose avvengono. Solo che non può più essere una scusa quella di allargare e continuare i ragionamenti senza fare. E il potenziale ce l'abbiamo, i talenti crescono, fra un po' avranno l'età mia e di Angelo, e bisogna farlo per tempo. Quando questi sono giovani la risposta deve essere immediata, perché i talenti sono talenti, le maestrie sono maestrie. Adesso bisogna salire in quel pullman, finito l'incontro, chiedere a chi vuole salire su quel pullman di fare un incontro e spiegargli qual è il viaggio. Quando si comprende che il viaggio è fatto di reciprocità, chi vuole il pullman l'ha messo a disposizione Susanna, un'azienda di Caluso, cioè il territorio che vuole fare non guarda il confine territoriale che c'è tra gli e San Giorgio Castellamonte, guarda l'area metropolitana. Noi guardiamo a Torino, Camera di Commercio ci chiede di lavorare in sinergia con Città Metropolitana, abbiamo la nostra personalità, non abbiamo niente che ci impedisca di essere reciproci con chi vuole fare un percorso comune di valorizzazione, però vera, di qualità alta, che osi andare a prendere Peppone Mellano a Roma e chiedergli di darci una mano ad avere una visione, noi per i nostri giovani e per il nostro futuro. Angelo, quando hai sentito parlare di festival della reciprocità? Ho detto che bel titolo. No, perché siccome l'ha inventato lui, allora sì, quando ho sentito la festa della reciprocità ho detto che bel titolo. Perché? Perché intanto la reciprocità pertiene, diciamo, alla teoria del dono, no? Al darsi reciprocamente una mano, ricorda l'economia circolare, richiama il rapporto fra i territori, un rapporto paritario, un rapporto di scambio, no? Se tu pensi alla reciprocità, tendenzialmente pensi anche a qualche cosa che arricchisce, e le parti che fanno un gioco di reciproco, di venirsi incontro, di costruire insieme, di progettare insieme. Allora, lo dicevo oggi ai,
ai sindaci. Evidentemente queste terre hanno bisogno della macro area della città metropolitana, no? Nessuno fa niente da solo. Per ora, a quanto ho capito, diciamo, i flussi di traffico più che altro sono quelli diretti a Ivrea e a Salire, per cui bisogna certamente costruire reti di offerta turistica, culturale, comunque promozionale, che si leghino a una fruizione più ampia dei territori che sono qui intorno e soprattutto della città di Torino. Ma bisogna farlo, e qui ecco perché l'idea buona del logo, delle tre terre, a partire da una costruzione di identità. Le identità non sono mai date, le identità si costruiscono e si ricostruiscono costantemente. La costruzione di identità, dove a me viaggiatore, a me turista, a me diciamo che voglio, sono incuriosito da queste zone, devo portare un'offerta di tipo polivalente, culturale, di cicloturismo, di enogastronomia, di artigianato, di slow life, no? Cioè di vita lenta, di bellezza dei borghi, segmentare questo tipo di offerta a seconda delle stagioni dell'anno e certamente trovare nel corso dell'anno, già ci sono delle iniziative importanti, ma magari ne costruire una che sia una specie di carta d'identità che questa terra, queste zone propongono al tour operator quanto al singolo turista, a chi abbia voglia di venire in vacanza magari a Torino e ha voglia di allungare un weekend. E questo, però, per fare questo prima devi fare un processo di costruzione identitaria molto forte, immaginare almeno un evento l'anno lungo, nei mesi migliori o nella primavera o nel primissimo autunno, dove queste terre si raccontano, si presentano come un'identità culturalmente compatta, omogenea e capace di essere sovrabbondante, cioè di portare la propria offerta, la propria identità al di fuori dei propri confini. Ma questo penso che, insomma, la consapevolezza c'è, e c'è anche un sostrato, un'infrastruttura già pronta per questo, per fare questo salto. Almeno questa è la sensazione che ho avuto. Se vedete me col cellulare, perché sto ogni tanto guardo da zona la partita Lazio, lo ammetto, sono peccatore. E quando parliamo poi di soggetti che hanno aderito a questo, abbiamo anche avuto la fortuna immediatamente di ricevere il placet anche di due istituzioni importanti. Istituzioni importanti, assolutamente. Questo collegamento, queste connessioni, questa reciprocità naturalmente viaggia sulle gambe delle persone che rappresentano, diciamo, delle realtà. E uno dei primi passi che abbiamo fatto, considerato una delle caratteristiche del nostro territorio, una presenza importante sul nostro territorio, il Castello Ducale di Aglie, abbiamo immediatamente aperto un canale di dialogo con il direttore della Direzione Regionale Musei, e che si chiama, che è la dottoressa Elena De Filippis, e il direttore dei Musei Reali di Torino. Quindi due soggetti diversi che, insomma, rappresentano ambiti simili ma su territori diversi. I Musei Reali di Torino chiaramente sono più incentrati sulla città, sul Palazzo Reale e tutti quelli che sono gli edifici di residenze reali, mentre invece la Direzione Regionale Musei rappresenta l'intera regione Piemonte, ma nella fattispecie la presenza importante che abbiamo sul nostro territorio, sul territorio delle Tre Terre Canavesane, con il Castello d'Aglie. Quindi abbiamo stimolato, non è giusto dire aperto un canale, perché il canale di dialogo con la Direzione Regionale Musei è sempre stato aperto, è sempre stato molto buono, ma l'abbiamo stimolato in questo senso. Quindi abbiamo avuto modo di parlare di questo progetto, di queste connessioni, di questa reciprocità, di questa necessità di veicolare questo concetto anche sul capoluogo, come si è detto prima, immaginando proprio dei viaggi dal nostro territorio al capoluogo. Questo è sicuramente un elemento importante, forse innovativo, forse scontato, sembrerebbe quasi scontato, però
non è affatto così, perché non è detto che si faccia. Noi tendiamo sempre, quando promuoviamo i nostri, quello che rappresentiamo, io in primis agli EMA, poi congiuntamente con gli altri sindaci delle tre terre canavesane, tendiamo a dire, ad essere un po' autoreferenziali, a dire cosa di bello c'è sul nostro territorio e a fermarci lì. Però in questo modo non riusciamo ad avere quel valore aggiunto che ci serve per uscire dai nostri confini e soprattutto per farlo in modo efficace. Quindi credo che questo sia veramente l'elemento importante, il distinguo che da oggi governerà le nostre azioni, e che se per questo primo passaggio abbiamo costituito come veicolo quello delle residenze reali, delle residenze sabaude, credo che si debba lavorare da oggi stesso, da domani, dialogando con tutti gli attori istituzionali, molti dei quali presenti in questa sala questa sera, per attuare questo processo in modo più intenso possibile e non solo su determinati canali. E a proposito di buone pratiche, di nuove tecnologie, nuovi modi di vedere i territori, ci dovrebbe essere, non lo sa che l'avrei chiamata, la signora Panero. Dov'è? Eccola là. La signorina, che ora ci racconta anche quello che è il lavoro che questi ragazzi stanno facendo, anche perché questi cominciano ad essere tutti un po' veci. Prego, accomodati. Tu sei una studentessa universitaria. E state facendo un lavoro che oggi per la prima volta ho scoperto in questi giorni, di questa facoltà che è poi nuovissima. Sì, è nata da poco. Un'eccellenza europea, ho letto. Sì, siamo studentesse al Politecnico di Torino, al primo anno della magistrale in design sistemico, e oggi sono qua a rappresentare il mio gruppo di progetto, che ci è proprio stato chiesto di, durante un corso universitario, di realizzare un progetto di innovazione legato al cibo su un territorio. E quindi io essendo del Canavese ho pensato, perché no proporre il mio territorio, dato che soprattutto tutti i sindaci erano così positivi al cambiamento, all'innovazione. E allora abbiamo iniziato a svolgere un'analisi territoriale, proprio per capire dal punto di vista oggettivo tutte le caratteristiche di questo territorio, e successivamente siamo anche andati a intervistare i sindaci, proprio per capire anche dal loro punto di vista, e parallelamente abbiamo anche effettuato un'analisi SWOT, che è uno strumento di pianificazione per capire i punti di forza e i punti di debolezza del territorio intrinseci, e invece le opportunità e le minacce derivanti dall'esterno. Da tutta questa analisi è emerso che appunto ci sono diverse iniziative già legate alla cultura e alle tradizioni, cosa che noi abbiamo deciso di non tenere in conto, ma di valorizzare principalmente gli abitanti del luogo, perché se l'abitante stesso non percepisce in maniera positiva e non vive il suo territorio, anche un turista che arriva dall'esterno non riuscirà a percepire in maniera positiva l'ambiente. Insomma, che ne pensi dell'idea progettuale? È in linea con quello che state facendo? Pensate di poter lavorare su questo progetto, e quanto è all'avanguardia un'idea così antica che è quella del rapporto, di valorizzare il rapporto umano in un territorio? Sì, allora il nostro corso si basa sulla reciprocità e sulle relazioni, infatti abbiamo proprio come concept la creazione di un hub di ricerca e sperimentazione in grado di valorizzare proprio le aziende agricole e i giovani del territorio per sviluppare e anche creare delle relazioni con magari università esterne, centri di ricerca esterni al Piemonte, così da portare magari anche tramite delle partnership gente esterna all'interno del nostro territorio. Beh, grazie, noi siamo onorati. Grazie a voi. Noi siamo onorati di questo.
Pasquale. Abbiamo cominciato in tre, ora abbiamo già il conservatorio, abbiamo già l'università, poi abbiamo la Camera di Commercio, l'avevamo già prima che partissimo. Abbiamo gli altri sindaci, abbiamo le due regge. Dove andiamo? Andiamo a mettere assieme tutte queste cose e a far diventare il Canavese il centro del mondo. Grande! No, io direi che può essere un obiettivo facilmente raggiungibile. No, beh, no, far diventare il Canavese il centro del mondo, anche sì. Facilmente lo siamo già, scusa Marco. No, però andiamo a mettere assieme tutte queste cose che sono state dette. Sicuramente non sarà facile, ci sarà molto da lavorare. È evidente che la volontà politica da parte di noi tre comuni, ma io sono certo che parlando con i colleghi sindaci, con i colleghi amministratori, sono certo che avendo parlato anche con tutte le parti produttive del nostro territorio, assieme sicuramente potremo andare molto lontano. E questo significa portare davvero i nostri territori molto, molto in alto. Ecco, questo è l'obiettivo. E poi Andrea all'inizio vi ha fatto tutto lo spiegone di come andremo a farlo. Io non credo sia superfluo ripeterlo, però noi stiamo andando in una direzione. Ecco, io ritengo che dobbiamo fare le cose fatte bene, però dobbiamo cominciare un po' ad accelerare, cioè dobbiamo cominciare un po' ad andare avanti. Abbiamo progettato tanto, adesso dobbiamo cominciare a concretizzare e a realizzare, e dobbiamo cominciare a vedere gente che viene in Canavese. Dobbiamo cominciare a fare in modo che noi canavesani conosciamo meglio anche i nostri luoghi, compresa la città di Torino, non facendo, come diceva prima all'inizio Peppone, dei trasferimenti veloci, ma viaggiando e godendo quello che abbiamo. Questo deve essere importante per noi e per tutti coloro che verranno a trovarci. Grazie Pasquale. Sì, io direi che condivido. Allora, dobbiamo assolutamente osare, l'abbiamo detto. Adesso questo progetto nasce perché dobbiamo osare. E per osare non andare a sbattere il muso e farci male, bisogna fare qualità. E quindi per fare qualità bisogna avere dei professionisti, avere delle competenze. Abbiamo i talenti. Però voglio rimarcare il perché, diciamo, come Martina, anche Lise è qui, non è un caso, è voluto. Ma perché obiettivamente io rifletto sul fatto che se Elisa è qui stasera, è perché lei è legata al suo territorio e ha fatto un lavoro già per la Piattella, e l'ha fatto perché probabilmente ci teneva, perché è terra della sua terra. Ma poi dopo, quando scopre che c'è sul territorio un'altra cosa che può evolvere da quella che aveva fatto, si sente coinvolta, perché vuol dire che c'era qualche cosa che stava capitando sul suo territorio che l'ha appassionata. E queste cose devono nascere, perché sennò poi questi giovani non trovano degli appigli per poter crescere, credo io. E poi c'è il tema del design sistemico, che è fondamentale, perché veramente quell'innovazione europea che abbiamo a Torino, abbiamo due passi, e lo sanno i presenti delle istituzioni, che questo è un territorio fatto di piccoli paesi, che alla fine ci diciamo tutti che non siamo campanilisti, ma siamo campanilisti, siamo eterogenei e non siamo uniti. Noi non siamo la Langa per determinati motivi, e per questi motivi ci dobbiamo relazionare tra di noi, e quindi non siamo eterogenei e neanche ci vogliamo così bene. Ma il design sistemico è quel filo rosso che può unire un territorio dove tutti si riconoscono in un filo rosso, ma ognuno può mettere la sua personalità, perché se gli togliamo questa chance, i sindaci parlano e al massimo poi non si mettono d'accordo. Io penso che lo sappiano bene i deputati, lo sappiano bene i consiglieri regionali, che non è sempre colpa di chi sta più in alto di grado,
che le cose non vanno bene nel nostro territorio e puntiamo il dito. Probabilmente loro più di questo non possono fare, o potrebbero fare di più se il risultato territoriale fosse già diverso all'origine, perché se scaturisse quella possibilità che loro possono cogliere e portarla in regione, probabilmente le cose cambiano, e questo è il cambio di paradigma. O cambiamo noi, ma solo nel fare le cose, quindi non dobbiamo fare qualche cosa di diverso in più degli altri, bisogna solo farlo meglio e bene. Loro col design sistemico fanno rilievo olistico, cioè loro vengono sul territorio, Fabrizio lo sa perché è uno di questi che da anni parla di queste cose sul territorio, e questo devo riconoscerlo, perché facendo questo tipo di esperienze in questi anni, quello che è maturato è che lei canavesana ha portato a Castellamonte le sue compagne che non erano canavesane, trainate dalla sua volontà a partecipare ad un progetto. Se non era lei a trascinarle, e lei non ne trascina, e queste 5 o 6 ragazze non ne trascinano altri 20-25, qui non capita niente, non capita niente, invece deve capitare qualcosa. Questa economia circolare, questa relazione circolare è l'esperienza che vogliamo fare per i prossimi 3 anni, per essere unici e non essere gli unici in futuro a farlo sul territorio, perché questa è una chiave di lettura che secondo me cambierà, e secondo noi cambierà il paradigma del canavese. Grazie, e per fare questo, grazie. E per fare questo, Guido, noi dobbiamo fare leva sull'orgoglio di questi artigiani che oggi, prima mentre facevo il giro, mi raccontavano con una forza, un'energia, una luce negli occhi i loro prodotti commoventi. Vi racconto anche che ultimamente sono stato a Cutrofiano per un evento e mi hanno mostrato con un orgoglio incredibile questa stufa che avevano loro nel loro museo. Infatti ho chiamato il sindaco per dirgli che lo volevano lì all'inaugurazione del loro museo. Quindi dobbiamo fare leva su questi artigiani, sulla loro energia, per far sì che insomma si attraggano anche nuovi investimenti, ma soprattutto che nascano nuovi artigiani e nuove partite IVA, che poi è fondamentale. Per noi assolutamente, anche perché la Camera di Commercio vive delle tasse delle partite IVA, quindi per forza di cose. Ma al di là della battuta, io unisco l'orgoglio al termine che ha già usato il sindaco di San Giorgio, sulle competenze, no? Perché io credo che dietro all'orgoglio, dietro ci siano però anche le competenze del saper fare di queste persone che fanno aziende in questo territorio, e fare aziende in questo momento, mantenere in piedi le aziende in questo momento non è così facile, negli ultimi 2 anni non è stato così facile, e quindi a loro va tutto il nostro ringraziamento, il nostro riconoscimento. Ma anche le competenze di chi studia questi fenomeni e individua appunto anche delle ipotesi, no, di evoluzione, di crescita. Credo che anche qui far leva, utilizzare le competenze del Politecnico, che su questi temi, non solo sul design sistemico, sull'economia circolare, ma in generale sullo sviluppo territoriale, ha molto da dire e dice anche molto tutti i giorni, credo che sia altrettanto fondamentale, no? Quindi utilizzare al meglio anche le tante competenze anche fuori dalle aziende che esistono. Poi sicuramente l'orgoglio dei sindaci, l'orgoglio di Pasquale che dice vuol fare del canavese il centro del mondo è un motore importante. Però l'orgoglio da solo non basta, no? Se non li uniamo competenze, risorse, e qui credo e lancio anche qui una suggestione, però credo che le risorse che arriveranno, e arriveranno significative nei prossimi anni, abbiano però bisogno di progetti che non sono frammentati su tante piccole singole iniziative, ma che abbiano appunto una natura sistemica e soprattutto abbiano una capacità di guardare oltre, e siano anche, perché questo poi quando parliamo di PNR se lo dimenticano tutti, siano anche facilmente misurabili gli impatti, perché l'Unione Europea chiederà su queste risorse che noi
prima dichiariamo che cosa vogliamo fare, quali sono i benefici che vogliamo fare con quel progetto, e poi li misuriamo nel corso del tempo se effettivamente quei benefici si sono realizzati oppure no. Allora credo che un progetto come questo, un'idea come questa, abbia tutte le caratteristiche per entrare, non per entrare in quella logica di finanziamenti, e ne abbia tutte le caratteristiche anche per farci fare bella figura, non solo come Canavese, ma come, come Torino, come Piemonte, sui temi del PNR. Bisogna lavorarci come già state facendo, lo ridico dal mio intervento precedente, riprendo il concetto di costruire relazioni che non si fermano a livello dei comuni, ma devono andare oltre. Qui importa l'importanza del rapporto con la città metropolitana e con la regione, perché sarà di lì, sarà attraverso quei filoni che arriveranno le nuove risorse, che saranno risorse mai viste per l'Italia in generale, no? E non si ripeterà più un'occasione del genere. Quindi è importante che ci si attrezzi. Voi bene avete fatto partendo per tempo, lungimiranti, nel costruire un progetto del genere, e adesso però bisogna riempirlo appunto anche di competenze tecniche, tecnologiche, riuscire a costruire un progetto esattamente come è necessario a quei fini. Credo che ce la potete fare. Noi come Camera di Commercio siamo ovviamente già adesso al vostro fianco, e credo che lo saremo anche da qui in avanti, anche con Confindustria. Poi abbiamo tutta una serie di progetti sul canavese. E allora qua l'applauso è triplo. Quadruplo. Allora, prima di chiudere questa che chiamano slot con saluto di Angelo, volevamo invitare da buon padrone di casa. Direi che, come promesso, ci sarà una degustazione dei nostri vini, dei nostri prodotti, quindi finito questo momento vi invito chiaramente a fermarvi dai nostri produttori per la degustazione, e vi invito anche ad acquistare il libro di Angelo Mellone che abbiamo presentato oggi, che è in fondo alla sala prima di uscire. Grazie ancora a tutti per essere qui e a presto. E a proposito di professionisti, a proposito del fare italico, che è frutto di grande savoir-faire, Angelo, con questa faccia un po' ombrosa, visto che la Lazio sta perdendo 2-1, ci saluterà con grande gioia. Buonasera. Ribadisco quello che ho detto già due volte. Io sono contento di essere qui stasera, sono stato contento delle cose che ho visto, e sono contento di aver ascoltato le cose interessanti. Più che altro c'è una percezione dell'urgenza di fare qualcosa, no? Io sento appunto, sentivo il direttore della Camera di Commercio, il PNRR, e sono tanti soldi che arriveranno, ma è tanto debito che ci carichiamo sulle spalle, per cui questa è una cosa che dimentichiamo sempre, per cui non solo arriveranno solo una volta, ma sono soldi che vanno investiti bene, perché arriveranno solo una volta, perché saranno soldi che ci carichiamo sulle spalle. Il nostro debito pubblico si sposterà dai risparmi degli italiani, che fino adesso erano proprietari del debito pubblico, alla Banca Centrale Europea, per cui bisogna stare anche, e anche il controllo di questi soldi, per cui a maggior ragione. Credo che però appunto tutte queste fasi ci abbiano insegnato che il turismo di prossimità, e soprattutto la voglia di sperimentare, quindi rotte, luoghi e proposte, offerte culturali, turistiche, enogastronomiche differenti e inedite, ecco, ci sia un largo mercato per questo tipo di proposte. Vi dico, quando noi giriamo per i programmi, facciamo le puntate, di solito poi abbiamo anche un feedback dei territori, di persone che vedono una puntata, dico, di Linea Verde, ma questa è una cosa che, ecco, è un termine che lui usa 12 volte a moderazione, io lo dico una volta ogni 6, ci inorgoglisce, cioè l'orgoglio di faccio una trasmissione che non solo racconta magari bene, in maniera professionale, contemporanea, i territori, ma c'è qualcuno che guarda le nostre trasmissioni, che si incuriosisce, che si interessa, che va su un territorio perché l'ha visto in televisione, prende informazioni, sono le mail che riceviamo,
la gente che ci scrive sui social, per dire cosa. E tante volte tu trovi persone che hanno la voglia di scoprire quello che non sanno, che magari ce l'hanno a poche decine, a poche centinaia di chilometri da casa. Tutto questo però evidentemente ha bisogno di un'offerta strutturata. Cioè, io turista che vengo qui devo sapere che se faccio turismo outdoor c'ho le biciclette elettriche, c'ho dei percorsi ben fatti, c'ho dei posti belli che so in anticipo, che so che visiterò, delle app funzionanti che mi aiutano se vado in giro per i boschi, un'offerta enogastronomica all'altezza, ma qui problemi da questo genere non ce ne avete, un'offerta culturale anche, per cui se io porto una famiglia avrò un percorso che io posso seguire, se io sono due ragazzi giovani fidanzati che vengono a fare weekend di coppia avrò un altro tipo di necessità. L'aspetto, come dire, estetico di queste zone è molto gradevole, quindi è un punto di partenza molto buono. Almeno sapere magari che chi deve andare a fare, boh, non lo so, in estate, una settimana in montagna, magari fa 6 giorni in montagna e 2 giorni si ferma qua e poi prosegue. Intanto appunto parlare ai piemontesi e ai lombardi, no? Che sono i più vicini a queste zone, potenzialmente più interessati. Lanciare un brand, mi si raccontava, come dire, delle fortune, delle magnifiche sorti progressive dei vini bianchi di queste zone. Evidentemente uno dice langhe, 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 ma ricordiamoci che le langhe non è che sono una cosa che c'era 300 anni fa ed era famosa in tutto il mondo, cioè ci sono qualsiasi territorio, anche più famosi. Io vengo da una terra, sono tarantino di nascita, il primitivo di Manduria fino a 20 anni fa era un vino da taglio che buttavamo e regalavamo ai piemontesi e ai francesi. Poi a un certo punto qualcuno si è accorto che era un leggerissimo spreco, adesso il primitivo, hanno scoperto che come lo sifan del californiano è primitivo e adesso, diciamo, si è creato non solo un indotto legato al vino ma un indotto turistico enorme di quelle zone, perché prima le masserie si buttavano a terra perché erano posti che non voleva nessuno, adesso sono il massimo dell'eleganza dove vengono da tutto il mondo, per cui ci sono voluti degli anni, ma ci sono delle storie già pronte legate magari a un prodotto, a un pezzo di territorio, un'attrazione turistica. Io oggi vedevo le mongolfiere, mi ha detto che c'è un raduno a Mondovì di mongolfiere, no? Cioè la Cappadocia, per intenderci, senza le mongolfiere non sarebbe stata la Cappadocia di oggi, eppure ci hanno costruito sui territori qualcosa che poi alla fine le ha identificate. Qui c'è la consapevolezza, c'è comunque un'infrastruttura di popolazioni che sono abituate a lavorare sodo, no? A impegnarsi con grande serietà, non dico nulla di retorico, la verità, io c'ho un pezzo di sangue piemontese, forse l'unica parte mia che ha voglia di lavorare viene da queste terre. Quella che ha voglia di fare vacanza viene dal sud, no? Un po' di stereotipi, pariamola che con Zalone. Mi auguro magari di ritornare qui fra un anno e di vedere che il Festival della Reciprocità è stato fatto, è andato bene, ha generato un indotto, ha interessato le persone. Ha ricreato, vuol dire, un indotto turistico. Mi diceva prima il sindaco i numeri di Risa di Rivombrosa, no? Quando dicevano Risa Rivombrosa, miracolosamente allieta 40.000 spettatori, visitatori l'anno, si è schizzati a 200.000. Ma ci sono delle occasioni che uno deve saper prendere, afferrare e creare un valore moltiplicativo. Qua c'è la consapevolezza, ci sono le professionalità, ci sono le potenzialità, perché non è che si predica nel deserto, c'è la volontà di fare, adesso è una gigantesca start-up, ma potete solo migliorare da questo punto di vista, per cui c'è un percorso bellissimo da fare. Poi mi spiegate perché avete invitato Peppone, ma questo è un altro discorso. Buonasera a tutti. Parlando di cose serie. Grazie. Allora io vi invito a tornare ai vostri posti, prima della degustazione godiamoci un momento di grande gioia con un altro brano delle due professionalità di cui parlavamo prima e che coinvolgeremo in questo percorso.
Grazie a voi, grazie a tutti. Iniziano i lavori per questo Festival della Reciprocità, che farà sì che l'orgoglio canavesano possa essere sempre più grande. Grazie e buona serata.